patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Da come avete letto dal titolo, è un video apposta per ringraziarvi di tutte le cose, di tutte le emozioni che mi date ogni volta attraverso anche solo un messaggino, un commentino, un abbraccio dal vivo, una chiacchierata, insomma è sempre bellissimo, e farvi vedere ciò che alcuni di voi mi hanno regalato all'incontro che ho fatto sabato oramai scorso all'evento di Benefit, alla festa che c'era il mio party da Benefit, e quindi vi faccio vedere quello che mi avete regalato e quello che anche Benefit mi ha regalato lo stesso giorno, e i regalini che mi sono arrivati a casa. Sarà un video abbastanza lungo perché ci sono davvero tante cose, volevo proprio ringraziarvi anche per questo, per essere venute, o per chi magari non è venuto e mi ha lasciato un commento, mi ha lasciato un messaggio, mi ha scritto per email. Davvero tutte queste cose, tutti questi regali per me, sia materiali che non, insomma, sono per me dei regali, quindi volevo e ci tenevo a ringraziarvi tanto tanto tanto, perché per me conta tantissimo. Ogni volta, anche quando vi incontro dal vivo, sono sempre, secondo me è una cosa che non ci si abitua mai comunque, perché fa sempre strano, insomma, che una persona ti veda come un idolo, e non lo so, oggi sono andata al bar, ho incontrato tra l'altro una ragazza che è la mia vicina di casa con la sua amica, e non lo so, si sono messa a piangere, per me è una stretta al cuore davvero, quindi ci tenevo a ringraziarvi tanto tanto tanto, perché senza di voi il mio sorriso non avrebbe senso, e ogni volta che registro lo faccio per voi, penso a voi, penso che al di là dello schermo ci sono tantissime persone che mi guardano e crescono sempre di più. La cosa mi fa rimanere letteralmente scioccata ogni santa volta quando dico oddio, ma quante persone mi seguono, che non ci credo tuttora. So che sembra ogni volta una frase fatta, lo ripetono tutti, però dal mio cuore ve lo dico sinceramente, poi col cuore in mano, grazie. Quindi grazie a Michael Jackson. Banda alle ciance, inizio questo video. Allora, la prima cosa che ho qui è un pacco, insomma, questi tre oggetti che mi sono arrivati da due patatine, che sono Aurora e Beatrice. Mi hanno scritto una bellissima letterina e ci tenevo a ringraziarvi tanto 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 anche tramite video, nonostante io comunque l'abbia già fatto via mail, ma ci tenevo anche a ringraziarvi qui. Anche quando mi spedite una cavolatina, davvero, anche una lettera, per me conta tantissimo, e ogni volta vi dico non spedite i miei regali, perché non voglio che spendete soldini per me, tenetevi piuttosto per voi, compratevi qualcosa per voi e pensatemi intensamente. Io dico sempre questo, è ovvio che poi se la persona insiste, insomma, vuole regalarmi qualcosa di suo, io non dico di no, quindi veramente grazie grazie grazie, e vi faccio vedere queste tre cose. Allora, questi due prodotti sono della Be Chic, che ne ho sentito parlare tanto di questo brand ma non l'ho mai provato, quindi grazie per avermi dato l'opportunità di provarli. Allora, questo barattolone qua è una crema mille usi, benvenuta in paradiso, è uno speciale tutto in uno per corpo, viso, mani, labbra e capelli, quindi veramente una cosa strafiga. Non l'utilizzerò per i capelli, ahimè, perché sto usando il bio già da 4 mesi, da quando ho pubblicato la foto della BioCup su Instagram. Già sotto questo video, se vi va, le amanti del bio, insomma quelle che lo utilizzano, mi sapreste consigliare per favore degli shampoo e balsami bio che potrei utilizzare, perché quello della BioCup è bellissimo, buonissimo. L'unica pecca è che forse devo lavarli spesso, perché io avendo la cute grassa e il capello secco non ho ancora trovato lo shampoo, insomma, adatto al mio capello. Se magari potete scrivermi qua sotto cosa ne pensate, insomma, cioè se mi potete consigliare qualcosa mi fareste un grande favore, quindi grazie. E quest'altro invece è una crema fresca SS morbidezza corpo, viso e capelli, anche questa io la utilizzerò comunque per il viso, per il corpo, e appunto a parte i capelli, e per le labbra, quindi non vedo l'ora di utilizzarla, perché ancora non l'ho utilizzata, perché come sapete io che non faccio video e non utilizzo niente. E poi l'ultimo regalone è stato questo kit della Pupa Pierrot, e è bellissimo, cioè vabbè, ve lo faccio vedere aperto. Oddio, ma quanto è carino, è pucciosissimo. Inizio subito col farvi vedere che cosa mi ha regalato Benefit. Mi hanno dato l'iBeam, che è l'illuminante, quello cremoso, insomma liquido, simile alle tinte per guance e labbra, infatti il formato è lo stesso, il pennellino all'interno è identico, e questo in particolare è l'illuminante preferito di Giulia della Benefit, perché quando gli ho fatto provare il prodotto, che io ce l'avevo in mini size, si è innamorata, perché è un illuminante totalmente bianco rosato ed è quello che piace più a lei, perché lei li odia quelli odorati, questo qua è quello che l'ha proprio colpita. Il famosissimo Hoola, che ahimè non avevo mai provato, e sono contentissima di averlo ricevuto, perché è veramente una terra bellissima, non vedo l'ora di provarlo. All'interno, come tutti i blush barra terra, insomma, di Benefit, hanno in dotazione questi pennellini che sono secondo me perfetti. Tempo fa una ragazza mi aveva detto di non utilizzarlo per il blush perché macchiava, insomma era anche scomodo da utilizzare, però per fare il contouring secondo me è adatto, tipo quello di NARS sembra, perché quello di NARS è fatto proprio simile,
è piatto e fatto in questo modo rettangolare, insomma, che secondo me è perfetto per questa zona qua, proprio per scolpire il viso. Il mitico Puff Off è un gel innovativo, in sintesi, che riduce le occhiaie, le borse sotto gli occhi e stira le vostre occhiaie, insomma. E questo qua non vedo l'ora di provarlo e vi saprò dire, vi farò presto una breve recensione su uno dei prossimi video. E poi mi hanno regalato queste mini size stra fighe, perché non vedo l'ora di utilizzarle, poi in borsetta le terrò perché sono veramente piccoline e sono sempre comode. Uno che è il mascara dei Real e l'altro il The Real Push Up Liner, sempre in mini size, e non vedo l'ora di inserirli nella mia pochettina della borsetta. Oddio, qua ho mischiato tutti i regali, quindi se non dico i nomi delle ragazze che mi hanno fatto i regali, insomma, di ogni regalo specifico, tipo questo è di, questo me l'ha regalato, perdonatemi, perché la maggior parte dei bigliettini li ho messi insieme e sono passati un po' di giorni, io poi sono una chiavica nel ricordarmi i nomi e già tanto mi sono ricordata Aurora e Beatrice perché c'era scritto qui ed era fresco fresco il pacchetto. Ah, se volete vedere le foto, tra l'altro, ci sono sulla mia pagina Facebook, vi linko, come sempre c'è tutto scritto nell'info box, nella mia pagina ufficiale, sola e unica, basta cliccare mi piace, insomma, e lì ci sono le foto pubblicate da Jessica che ha scattato quel giorno, grazie Jessica, davvero sei stata una santa quel giorno, e niente, trovate tutte le foto che avete scattato con me, quindi per chi magari le volesse rivedere o se le volesse salvare, stampare, insomma, quello che vuole, le trovate nella mia pagina Facebook. Vi faccio vedere questa pochettina che era allegata alla cover. La cover era un bel azzurro potente con questo pizzo bianco disegnato, ovviamente tutta di gomma con questa catenella strafiga, e poi questa pochette con scritto Paris e la borsa, insomma, molto sciccosa e shabby chic, e non vedo l'ora di utilizzarla anche questa qui. Grazie, questa è da Riccardo, me lo ricordo perché ci ha messo un sacco di passione a fare questo bicchierino di Starbucks, è strafigo, e col film ho fatto tipo il ciuffolino di pannina e si svita per aprire poi all'interno il burro cacao che ha fatto lui. Questo non l'ho ancora utilizzato e non vedo l'ora di utilizzarlo e soprattutto di tenerlo davanti al computer perché è veramente top, favola, wow, quindi grazie Ricky. È venuta anche Silvia dell'angolo di Saidori e mi ha portato, ha detto che quando li ha visti ha pensato subito a me, mi ha portato questi orecchini che sono praticamente due coppie di orecchini, uno che sono a, io non so come si chiama, a bottone, vabbè, con praticamente la pietra azzurra al centro e il profilino dorato, e poi questi a piuma che veramente sono favolosi, anche questi non vedo l'ora di indossare, grazie patata. Poi questa lima con dei fiori è bellissima, ovviamente non la utilizzerò ma la terrò qui in questo angolino. Questo bellissimo quad di ombretti di Astra, che tra l'altro non ho mai provato, ma li ho swatchati la sera stessa che ho aperto i vostri regali, e vi assicuro sono davvero strascriventi, una cosa pazzesca. Cioè, veramente molto molto belli. I colori non vedo l'ora di utilizzarli, soprattutto perché sono i colori che utilizzo maggiormente nei trucchi che faccio, magari tutti i giorni così. Anche se ultimamente prediligo di più il viola perché si lega molto con il colore dei miei capelli. In questa favolosa scatolina con i baffi, tutta bella decorata, questa me l'ha regalata Daisy, mi ricordo. Mi ha regalato le Yankee Candle, le due tarte, una Midnight Jasmine e l'altra Cinnamon Stick, che ha visto il video dove dicevo che io adoro tutto quello là che ha la cannella, insomma, tutto ciò che è con la cannella, e mi ha preso Cinnamon Stick, infatti mamma mi ha aperto, mi è arrivata una vampata di questi due, veramente molto buona, e Midnight Jasmine invece è molto delicato, le candele bianche poi floreali sono buonissime, anche queste non vedo l'ora di soprattutto metterle all'interno della mia collezione e poi usare. E poi questo campioncino di profumo di Hermes, questo Chupa Chupa che non ho ancora mangiato e aspettavo appunto il momento. Questo rossetto, lo Smart Lipstick di Kiko, in questo colore strafavola, wow, che è proprio il colore che utilizzo ultimamente da quando sono diventata di questo viola acceso, anche se tutte quante dal vivo mi avete detto che in videocamera non rende assolutamente, sembra un castano scuro, un viola scuro, invece è veramente power, però ahimè in videocamera storpia tutti i colori. E questa che è una matita occhi viola, cioè anche questa strafiga e strascrivente, bellissima. Ah, queste qua sono memo pad, cioè una dedica di una ragazza che si chiama Giorgia, che c'è scritto qui, e poi mi ha lasciato praticamente tutto il set. Poi provami per gloria, bellissimo, questi latte corpo di Acquolina, che io è una marca che adoro, avevo anche il profumo di Acquolina. Questa di Kerastase, che sono praticamente per i capelli. Questo che, cioè, veramente mi avete fatto strafelice perché io stavo assolutamente cercando in tutti i luoghi, in tutti i lati. Questo qui che è un burro di cacao al cioccolato, tipo, sì, al cacao. Moca la la la. Coca moca la la la. E anche questo, come vedete, non l'ho aperto perché
prima ve lo volevo far vedere. Ah, questi stickers favolosi da Tiger, di un robottino e dei cupcake verdi. Parlando di agenda, cioè davvero, quanto vi conoscete? Questi che sono tipo delle pennine con il gel barra, insomma, collina che si asciuga e diventa, rimane lucida, gommosa, con all'interno i brillantini. E anche questa non vedo l'ora di divertirmi a pastrugnare tutta la mia agenda. Questi favolosi orecchini di Starbucks, anche questi non vedo l'ora di usarli, sono bellissimi. Tra l'altro mi ha colpito un sacco la pannina con tutto il cioccolato, cioè fatti veramente tanto tanto bene. E anche queste, che sono praticamente delle boccette di smalto di Chanel con rosse, con una pietruzza rossa, bellissime. Come non menzionare i vostri cartelloni bellissimi, i vostri disegni, cioè sono la parte più bella, credo, di tutto questo, di tutti questi regali, perché sono quelli che poi ti rimangono ancora di più nel cuore. E infatti non vedo l'ora di comprare tipo una mega tavolozza di sughero e, insomma, appuntare tutti i vostri disegni, regali, cioè le letterine, tutto quanto. Regali magari no, perché sarà un po' dura appiccicare tipo braccialetti, cose varie, però mi avete capito. E in questo pacchetto invece Jessica, perché si è sbattuta talmente tanto, come direte, ma Gloria mi hai detto non ti ricordi i nomi, hai capito, ma Jessica è stata lì tutto il giorno a fotografare con la sua reflex, insomma. Quindi si è assorbita tutte le mie cavolate che sparavo, abbiamo sudato insieme perché facevo un caldo della Madonna, poi tra l'emozione e tutto quanto, mi ricordo di lei perché appunto è stata lì e quindi ho avuto più rapporto magari rispetto alle altre che un saluto, quattro chiacchiere e poi andavano, veramente c'era una fila immensa e mamma mia, io ancora non, cioè se ci penso mi vengono i brividi e mi emoziono e incomincio a impapparmi mentre parlo. Mi ha fatto queste foto mie, bellissime tra l'altro, sono le foto che mi piacciono di più anche a me. Mi ha regalato poi questi stickers a forma di cuoricini, bellissimi, tutto da Tiger ha preso. Questa tavoletta di cioccolato immensa con tutte le scritte che credo non aprirò perché è talmente bellina così. Questa stupenda pennina che ho utilizzato anche per firmare autografi, chiamiamoli così, insomma dediche per voi lì all'incontro. La videocamera ha smesso di funzionare, io stavo parlando come una deficiente. Comunque stavo facendo vedere a voi questi altri regali da due patatine, se non ricordo male. Questo qua in particolare è della Makeup Forever, si chiama Aquarelle e a quanto ho capito sarebbe praticamente per il body painting ed è di questo bellissimo viola ed è lo stesso viola, tra l'altro hanno azzeccato gli stessi viola e questo viola qui invece è uno smalto della Pupa della linea Lasting Color Gel, è appunto l'effetto vetro. Da un'altra patatina mi è stato regalato in questo sacchettino rosso questo che dovrebbe essere, se non erro, qualcosa di Lush perché è proprio il profumo di delle cose che vende Lush. Mi puoi dire di cosa si tratta? Perché non c'è scritto da nessuna parte, anche nel bigliettino non c'era scritto niente. In quest'altro mega paccone, i regali che mi ha fatto Nadia per la seconda volta. E all'incontro è arrivata e mi ha fatto questi altri regali, bellissimi tra l'altro. Allora, quando ho visto questo, cioè... perché nel video avevo parlato che mi erano piaciuti tanto e lei mi era portato anche questi. Sono appunto il cioccolato, delle tartine di cioccolato ripiene di burro d'arachidi e sono la cosa più buona, cioè la schifezza più buona che io abbia mai assaggiato, davvero strabuoni. Se li trovate nella vostra zona, insomma, ve li consiglio perché sono veramente molto molto buoni. Poi mi ha portato altre tavolette di cioccolato. Allora, una al cioccolato al latte, una al cioccolato con all'interno le noccioline e l'altra cioccolata con all'interno i pistacchi, che io adoro tantissimo, quindi grazie di cuore, non vedo l'ora di mangiarmi anche quelle. Come vedi, sono stata fin troppo brava a non mangiarmi ancora i Reese's prima di farli vedere. Poi questa barretta, questa candela che non vedo l'ora di aprire, cioè di bruciare, con i biscotti disegnati qua sulla superficie, è appunto una candela che sa di biscotti, ed è davvero una candela che sa di biscotti. Poi mi ha regalato questo che è un peeling alla fragola, poi mi ha regalato della Mavala, questi bellissimi smalti di questi colori strafighi, tra l'altro questo mi piace davvero tanto e mi sa che lo utilizzerò sopra le unghie naturali che ho adesso, che rifarò perché mi piace talmente tanto sto naturale che non lo so, secondo me è strafigo, e sono questi due colori, ecco. Per ultimo queste caramelle, questi cioccolati, e non vedo l'ora di mangiarmele tutte. Dentro questa bellissima scatola che riutilizzerò assolutamente, da tante patatine mi sono arrivate queste cose che sono davvero tantissime e super azzeccate, come del resto tutti i regali davvero. Allora, il primo prodotto
il primo regalo che tiro su è questo asciugamanino, tutto da Tiger, ho notato. Questo asciugamanino rosa e bianco, arrabugliato su per fare tipo un simil cono gelato con questo cono di carta. Questi washi tape, che sono praticamente degli scotch decorati. Questi qua sono decorati con tipo simil pizzo e sono tutti brillantinati, strabelli, veramente fichissimi questi. Questi che cercavo da una vita, quindi veramente grazie da Tiger, hanno trovato questi. Questo set di, credo siano matite colorate infatti, e sono quelle con la mina che schiacci e appena finisce la mina, che sono monomina, ecco, appena schiacci esce fuori l'altra mina e esce fuori quella nuova, insomma non so se mi avete capito, però sì, perché sono strafamosi questo tipo di matite e sono tutte colorate, bellissime anche queste da Tiger. Questo invece sono delle altre matite gomma, perché sono delle gomme con dei disegnini sopra. Questa penna favolosa con sopra il fiore, insomma fucsia, e lo stelo verde e il cappuccino per la penna, che questa non pensavo fosse una penna, poi ho visto e ho detto no, è una penna. Questi altri stickers di farfalle, bellissimi anche questi. Questa mega agenda a forma di cuore, erano tutta con le pagine bianche, bellissima. E dentro questi bellissimi incarti rossi con i cuori fucsia mi hanno fatto trovare questi bicchierini, un bello fucsia fluo, stupendo, mi ricorda gli anni 90 di quando ero piccola su fucsia, che c'era uno smaltino che utilizzavo che era proprio dello stesso colore e poi che trovavi nel cioè tipo nelle riviste per le ragazzine, bambine. E poi c'è questo invece bianco laccato con questi bianco laccato, vabbè, bianco trasparente, e con questi cuoricini rossi bellissimi. E per ultimi ma non meno importanti, questi due che non sono ovviamente di Tiger, questo qua che è di Shaka ed è un bagno schiuma al cocco, buonissimo, anche questo non vedo l'ora di usarlo, stragolosa. E questa che è la All About Matte, che ne vedo sempre parlato bene, grazie per avermela regalata perché la mia sta già iniziando a farsi il buchino. Non è finita qui, perché Veronica The Vero Makeup, la mia patata speciale, mi ha fatto il regalo di Natale e ci tenevo a farvi vedere le cosine che mi ha mandato da Roma, insomma. Le sue cose le ho già utilizzate e scartate da tempo, quindi spero di non dimenticarmi niente. Comunque mi ha regalato questa, che è una matita che ancora non ho utilizzato però nel portapenne, insomma, con questi baffi che sono fatti di gomma praticamente, è strabella, è tutta pua Winnie rossa e bianca. Poi mi ha regalato questa crema per il corpo, latte corpo rilassante della Fito Relax, che io ho già provato questo brand e mi sono trovata veramente bene, perché avevo preso l'olio per i capelli, la crema per i capelli tempo fa. Questi qua sono ai fiori di Bach, che vanno tantissimo di moda ultimamente, nel senso che c'è tutto i fiori di Bach o le bacche di Goji, insomma. Poi mi ha regalato questa Yankee Candle, la giara piccola Christmas Memories, che è buonissima davvero. Questa qua ha proprio il profumo del Natale, cioè delle fragranze natalizie, sa un po' di agrumi, sa un po' di spezie. Poi mi aveva mandato questo della Vivi Verde, che è un balsamo idratante. Vi assicuro, cioè questo qua è veramente ottimo, me l'aveva detto che era veramente un balsamo ottimo, ma è davvero buono, perché a parte che è straconfortevole sulle labbra, lucida le labbra in una maniera impressionante, che sembra che avete messo sul gloss, e le idrata tantissimo. Io ultimamente sto soffrendo tantissimo di pellicine, non ho mai sofferto, ma si vede che caldo freddo, insomma, mi stanno uscendo queste pellicine. E sono due giorni che lo utilizzo proprio più spesso rispetto alle altre volte, e le labbra sono veramente lisce, e le pellicine stanno iniziando ad andare via. Quindi questo, se avete la Coop vicino, acquistatelo, perché è veramente buono. Poi mi ha regalato il rossetto di Kate Moss, che io volevo ma non avevo mai acquistato. Questo è il numero 107 ed è un rosso scuro bordeaux, molto molto bello il colore, mocciato. Anche lei è andata giù di Yankee Candle. Mi ha regalato due tarte, insomma, questa qua al Cranberry Pear. Poi questa qua che si chiama Isisless, insomma non so neanche come si pronuncia, e anche questa qua è particolarissima. E poi mi ha regalato questo sample, non mi ricordo mai come si chiama, insomma il formato questo qua della candela normale, Snow in Love. Questa è veramente molto buona, mi piace un sacco, non vedevo l'ora di averla anche questa. Grazie patata, grazie a tutte voi davvero, io mi sto guardando intorno e vedo talmente tanti regali che io neanche dai miei parenti ho mai ricevuto tutto questo ben di Dio, davvero. E ne sono veramente onorata, sono veramente felice di essere così importante per voi. Detto questo, io sono strafelice di aver fatto questo video, perché ci tenevo tantissimo. Spero che anche a voi abbia fatto tanto piacere, soprattutto rivedere i vostri regali anche in questo video registrato e messo online, insomma, così potrete riguardarvelo quando volete. E niente, detto questo, io spero di non aver dimenticato nessuno, se così fosse perdonatemi tanto, ma in questa confusione, in questa cameretta c'è una confusione assurda, nonostante non sembri. Vi mando un mega abbraccione, vi ringrazio ancora tanto tanto tanto. Vi saluto e vi rimando al prossimo video, molto molto presto spero. Ciao patatine e patatini!